Quando avevo circa 12 anni, andavo ad un centro estivo che si svolgeva in un parco comunale. Aveva un parco giochi, una gelateria e una parte occupata da un fitto bosco. In quest'ultima parte si ambientano una serie di avvenimenti che ricordo molto bene. Il primo di questi accadde molto tempo prima del mio arrivo e fu uno dei ragazzi più grandi a raccontarmelo. Lui con un gruppo di suoi amici aveva visto in quel bosco un'ombra, girata di spalle, che guardava oltre una cancellata. Girandosi, l'ombra aveva fatto cenno ai ragazzi di avvicinarsi e ovviamente loro scapparono spaventati. All'inizio non credetti a queste storie che parlavano anche di una figura rossa e bassa che correva per il bosco inseguendo i bambini. Credevo fossero solamente storie per spaventare i più piccoli e i nuovi arrivati. Beh, mi dovetti ricredere. Un giorno, infatti, decisi di andare ad esplorare il bosco con un gruppo di miei amici che nutrivano la mia stessa curiosità nei confronti di quel luogo, in cui gli animatori ci proibivano di entrare. Così, di nascosto, ci andammo. All'inizio sembrava tutto normale, ma dopo qualche minuto sentimmo delle voci provenire dal fondo del bosco. Ci avvicinammo, un po' spaventati. Più eravamo vicini all'albero, più distante, più riuscivamo a distinguere la voce di una bambina e di un bambino. Arrivati alla cancellata che divideva il piccolo bosco dalla parte di bosco non appartenente al parco comunale, vedemmo due ombre sedute per terra. Eravamo davvero tesi, ma non potevamo scappare proprio in quel momento. Le due figure continuarono a sussurrare tra loro per un po', fin quando non si fermarono. Lentamente si girarono verso di noi. I loro occhi erano vuoti. Uno li aveva bianchi, l'altro rossi. Subito scappammo terrorizzati e quando gli animatori ci chiesero cosa fosse accaduto, noi raccontammo tutto. Tentarono di rassicurarci dicendoci che non era niente e che probabilmente avevamo visto l'ombra di qualche albero. Tutt'oggi non credo fossero ombre causate dagli alberi e alcuni dei bambini che erano con me, ora cresciuti, concordano con me. Inoltre, ricordo che alcuni ragazzi entrando nel bosco avevano trovato delle candele disposte in cerchio. Non so cosa accadesse in quel luogo e non lo saprò mai, ma sono sicura di quello che ho visto. Anonima.